Ciao ragazzi, è Winblog, tempo di cacca, sta piovendo come a manetta, guarda, non riesco. Non so se si vede, iPod mezzo fradicio. Non dormo mai in tua parte, ho detto faccio il Winblog. Cavolo. Allora, ancora. Allora ricominciamo con le news, speriamo di arrivare a casa e che vi riporto tanto poi. Allora, news. Apple ancora non rilascia iOS 4.2. Purtroppo, ancora. Siamo in attesa. Fidante, specialmente saluto un mio grandissimo amico che ha l'iPad, lui si vedrà il video tra l'altro, non dico niente, e un buon augurio al mio amico Zafo, che finalmente la sua giorno in ospedale è tornato a scuola, purtroppo problemi, c'è niente, ho fatto una traiezzata durante la campestre e si è sentita male, ho avuto dei problemi di cuore, perché esagerato, ho mangiato troppo prima, poi esagerato, insomma adesso non si spiega tutto. Ho venuto male, si è sentato, cosa che avevo 2-3 giorni, niente di che, adesso è tornata tutta la normalità. Ma ragazzi, sono molto franco. Vabbè, questo è normale. Giornate come queste possono essere frequentemente, specialmente se ci sento meglio. Con una cartellina di tecnica in mano, che non sarebbe un cavolo, quasi quasi la lasciamo sull'altro spunto. Abbiamo una settimana di tempo per fare i compiti, quindi problem. Allora, tornando a noi, siamo quasi arrivati, ok. Oltre a questo, adesso appena arrivo a casa mi trasferisco sul PC, che tramite la mia bellissima, portami la mia cacchetta di webcam, vi farò vedere qualche applicativo per iPad. Incominciamo con per la prima volta, poi continueremo a farle avanti la lista delle applicazioni inutilissime, che poi tra l'altro una che vi prenderò costa anche 2,50€ e passa, sembra 2,63€, costa quindi un botto, ma cazzo di mese, quindi non so che dire, andiamo a entrare per il cancello, ecco, porca la buona, piove, speriamo che non siamo bagnati le vigne di tecnica, ecco qua, porca miseria, ok raga, ci vediamo dopo, che mi sono inzuppato l'iPad, devo asciugarlo. Allora,